Questo due minuti finisce e poi stacchiamo, diciamo, solo per vedere come viene. Allora, Emanuele, cosa state stampando adesso? Una sorta di tasto di Mario Bros che serve come prova per poi stampare la molecola del diamante. Ok, quindi adesso dobbiamo aspettare ancora? Un paio di minuti. Dove verificate il tempo che manca? Qui, su Ultimaker Cura, che è un'applicazione che tutti possono scaricare. Ok, come si chiama l'app che serve per realizzare questi prodotti? Allora, per modellare ci sono molte applicazioni. Noi in questo caso abbiamo usato Blender, che è open source, quindi è gratuita. Tutti lo possono scaricare, però è comunque un'applicazione professionale, quindi si possono creare dei bei lavori. Ok, quindi il prossimo, questo è Blender, ok, il prossimo lavoro quindi è il diamante, quando lo manderete in stampa? Tra due minuti. Come lo avete progettato? Sempre con quest'app? Quanto tempo ci è voluto? Per progettarlo un'oretta. Per stampare bisogna ancora vedere. Secondo me un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto per la stampa? Sì. Qual è la cosa più difficile per stampare in 3D? Dipende. Secondo voi, visto sulla base della nostra esperienza, regolare l'altezza dell'estrusore, secondo me. Cioè praticamente? Perché praticamente man mano che cioè nelle stampanti moderne è già regolato di suo, però lo stesso si può regolare a mano. Invece questa qua va regolata a mano l'altezza di partenza. E se si mette troppo basso poi non stampa. Pensavate di raggiungere questi risultati? Sinceramente, col lavoro di squadra ce l'abbiamo fatta. Ok, cos'è quindi che è prevalso? Il gioco di squadra, soprattutto lo studio che c'era dietro la stampante. Perché poi col gioco di squadra ci siamo divisi ognuno i propri ruoli. Tipo Matteo faceva la parte un po' più dedicata al software, io e Pietro la parte hardware. Dedicata all'hardware e poi c'era Pietro la dedicata ai driver. Benissimo, allora buon lavoro, ci vediamo dopo con il diamante, ok?